Allora, mi sono insediato da qualche giorno qui a Piazza Matteotti, la sede della città metropolitana, questo nuovo ente che ha sostituito la provincia di Napoli, una sfida imponente, piena di insidie, piena di ostacoli e di problemi, ma anche piena di opportunità, di, come dire, risultati che possiamo raggiungere se mettiamo in campo le azioni corrette. Non c'è dubbio che il modo con cui ci è stata consegnata dalle istituzioni complessive questa riforma è un modo che non condivido perché ci hanno lasciato senza risorse, con tanti problemi, con tante insidie e anche, devo dire, con diversi focolai che rischiano di divampare. Però noi ci siamo messi subito al lavoro. Al lavoro in che modo? Con grande passione, con grande competenza, puntando sulle risorse umane dell'ex provincia, oggi città metropolitana, quindi tranquillizzare innanzitutto le lavoratrici e i lavoratori che saranno la principale risorsa, il principale motore, quindi anche le lavoratrici e i lavoratori delle società partecipate della ex provincia di Napoli, oggi città metropolitana. Quindi bisogna organizzare il capitale umano. Quindi io, da questo punto di vista, ho trovato competenze, ho trovato voglia di fare. Ho innestato subito, penso, i giusti meccanismi. Adesso bisogna motivare bene, lavorare in squadra con i consiglieri metropolitani, che hanno ovviamente un ruolo fondamentale sia per provenienze politiche, sia per provenienze geografiche, così il ruolo dei sindaci che fanno parte della città metropolitana. Io devo essere e voglio essere il sindaco della ex provincia di Napoli, quindi il sindaco dei comuni. Sindaco metropolitana dei comuni della città metropolitana. Quindi questo è un altro impegno importante perché tutti insieme dobbiamo garantire servizi migliori rispetto al passato. Quindi non ci troviamo di fronte a una mera sostituzione amministrativa nominalistica. Non si chiama più provincia, si chiama città metropolitana, ma il resto rimane tal quale. Nei prossimi giorni, attraverso anche un dialogo via web, attraverso interviste e domande, entrerò ovviamente più nel dettaglio. Adesso stiamo entrando nelle partite calde, quelle delle società partecipate, dei servizi, stiamo cercando di mettere nel modo migliore le condizioni per far funzionare la nuova macchina istituzionale che è stata realizzata dal Parlamento e prima ancora dal Governo, lo vogliamo fare nel miglior modo possibile. Non nascondo che ovviamente non ci hanno messo nelle condizioni migliori di poterlo fare. Sono molto, diciamo, scontento, rammaricato e anche arrabbiato del come complessivamente ci hanno consegnato la situazione. Però oggi è il momento di rimboccarsi le maniche, mettersi a lavorare e dimostrare che quando c'è la volontà collettiva, la volontà individuale, le competenze, la qualità e l'entusiasmo, il lavoro si può fare, le montagne si possono scalare. Quindi l'impegno sarà massimo e confido veramente nella collaborazione di tutti, dei colleghi consiglieri metropolitani, dei sindaci, del personale tutto, dei cittadini, dei sindacati, quindi le forze sociali, il mondo economico. Faremo una serie di incontri nei prossimi giorni perché tutti si devono sentire motivati, valorizzati e impegnati per questa sfida che interessa la nostra ampia comunità, che è l'area urbana di Napoli. Chiudo su questo, la nostra area metropolitana di Napoli, i 92 comuni, sono la più imponente e densa comunità d'Europa per concentrato di abitanti in chilometro quadrato. Quindi siamo la realtà europea più importante, più densa e più vicina sul piano umano. Quindi la nostra integrazione, il nostro rapporto, la nostra alleanza, la nostra collaborazione deve essere massima perché siamo veramente, pur nelle differenze, un'unica grande comunità. Quindi buon lavoro a tutti e arrivederci nei prossimi giorni dove entreremo nel vivo di tante questioni e nel dettaglio di tutto il lavoro che abbiamo messo in campo.